Buonasera, buonasera, benvenuti. Benvenuti all'ottavo webinar straordinario di Copsiché, Scuola di Copsicologia. E sono Marcella Danon e insieme a Bruno Gentili abbiamo creato nel 2004 questa scuola e ci lanciamo entrambi in questo tema abbastanza particolare, peculiare, incuriosente, e non vi dico ancora che cosa è il significato di questo titolo, però si capirà nell'arco di questa ora di webinar che passeremo insieme. Allora, io sono psicologa, scrittrice, formatrice, giornalista, interessante giornalista perché la curiosità è un po' il leitmotiv anche di questo webinar e l'invito alla curiosità, a voler sempre espandere i confini. Mi occupo di ecopsicologia dal 2000, non dal 2000, dal 1996. Insegno ecopsicologia all'Università della Valle d'Aosta insieme al professor Giuseppe Barbiero, ecologo. Un ecologo e una psicologa fa un'ottima combinazione. E passo la palla a Bruno che mi affianca, a Bruno Gentile che mi affianca in questa chiacchierata e passeggiata esplorazione che faremo insieme questa sera. Allora, faccio io la parte sua, ve lo presento. Bruno ha fatto fisica all'università e è un matematico di passione, informatico, però ha anche fatto 7 anni di yoga ed è un grande appassionato di complessità, di labirinti, di geometria sacra, quindi ha questa combinazione emisfero destro, emisfero sinistro. La figura dello sciamano tradizionalmente era proprio colui che fa da tramite tra tutto ciò che vediamo, tocchiamo, annusiamo, assaggiamo, misuriamo, comprendiamo e tutto ciò che esula da quello che è uno stato di coscienza ordinario e che fa parte di una realtà molto più ampia di quella che noi sappiamo esistere. Quindi il mondo in cui noi viviamo è solo una porzione molto limitata della realtà. Nella tradizione indiana c'è questo concetto di Maya, il velo di Maya è un'espressione che è stata coniata in realtà da Schopenhauer proprio per definire quella nebbia che avvolge la realtà vera delle cose, di cui noi vediamo solo un'immagine distorta, un'immagine superficiale, un'immagine estremamente parziale. Questa è una figura mitologica molto antica che è stata riproposta da Platone, il mito della caverna di Platone, di cui si parla nel settimo libro della Repubblica, in cui lui ipotizza una situazione in cui delle persone sono prigioniere in una caverna guardando il fondo della caverna e sono prigioniere senza poter neppure spostare il volto. Dietro di loro ci sono figure che passano, cose che passano, ma sono fuori dalla caverna, ma loro vedono solo le ombre riflesse e scambiano quella per realtà. Se per caso qualcuno dovesse liberarsi e dovesse trovarsi all'esterno, si troverebbe accecato prima di tutto perché ha vissuto fino a quel momento all'interno e scambierebbe le immagini sfocate che vede per illusioni, per cose erronee. E vorrebbe solo ritornare alla sua visione classica, ma se riuscisse a frequentare questo esterno abbastanza liberamente, si renderebbe conto che fuori c'è una realtà molto più vasta e completamente diversa da quell'idea limitata che se ne aveva avuto guardando solo i riflessi. E quando questa persona vuol tornare e convincere le persone nella caverna che quello che loro vedono e sono solo riflessi della realtà, non è difficile immaginare che avrà ben difficile vita, ben difficile situazione e anzi c'è anche il rischio che venga malmenato dagli altri perché va a contrapporre una visione assurda rispetto a quello che è sempre stato per queste persone la realtà. Questo stesso concetto appare anche in altre
tradizioni e lascio a Bruno la parola sul seguito. Da sempre la visione del mondo è in qualche maniera bipolare, cioè nel senso che noi parliamo di una visione del mondo analitica e una visione del mondo creativa e dividiamo la vita in momenti in cui noi siamo più analitici, in momenti in cui siamo più creativi, e dividiamo la visione del mondo in una visione logica, precisa, una visione invece artistica, e si divide anche, a volte si divide in un qualcosa che chiamiamo emisfero sinistro e un qualcosa che chiamiamo emisfero destro. Solo che ognuna di queste modalità di relazionarsi col mondo in qualche maniera hanno i loro limiti. Quindi, proprio perché stiamo parlando di nuovi sciamanesimi, di nuovi linguaggi, abbiamo preso a prestito da Castaneda due parole che sono il tonal e il nagual. Tonal, quello che viene chiamato anche nei testi di Castaneda l'isola del tonal, è la modalità di vedere, di ragionare logica, analitica, a parole, e Castaneda nei suoi libri parla di isola del tonal. Perché parla di isola del tonal? Perché in qualche maniera il tonal è una riduzione della realtà. La realtà, quando noi la guardiamo, è quello che è senza parole. Non ci sono nomi nella realtà. Il tonal è in qualche maniera una maniera di ridurre la realtà di per se stessa, senza parole, di per se stessa, senza nomi, a qualcosa che invece è più familiare e ci serve sostanzialmente per metterci in relazione gli uni con gli altri. Perché se io dico tavolo, l'altro capisca tavolo. Quando Marcella mi ha detto prendi la sedia, io ho preso la sedia, in realtà l'ha presa lei, però comunque. L'altro elemento della realtà, ciò che il mare che circonda l'isola del Tonal, è quello che noi chiamiamo Nagual. Il Nagual è la realtà di per se stessa, cioè la realtà senza nomi, la realtà così come ci si presenta. E infatti abbiamo preso qui la copertina di un libro sempre di Castaneda per parlare del Nagual. Nagual non c'è descrizione, non ci sono parole, non ci sono nomi, è la realtà di per se stessa. E il lavoro dello sciamano è proprio quello di mettere in comunicazione questi due aspetti della realtà. Quindi noi parleremo di Tonal e Nagual. Un'altra polarità, qui poi ci addentreremo poi nel corso, nei webinar più di approfondimento, è la distinzione tra ordine e caos. Distinzione tra ordine e caos che è puramente soggettiva, è una nostra costruzione, la distinzione tra ordine e caos, perché la realtà, come al solito, è quello che è. La realtà non è caotica. Può essere complessa, può essere complicata, può essere formata di tanti elementi che noi non sappiamo descrivere a parole e quindi diciamo che è caotica. Oppure possiamo evidenziare solo alcuni elementi di questa realtà e parlare di ordine. Ma quando parliamo di ordine, estrapoliamo sempre qualcosa dalla realtà che lo circonda. Le mappe per descrivere questa dualità tra l'isola conosciuta e l'oceano che lo circonda sono tantissime nelle culture. Mi piace questa di Rudolf Otto, un teologo, che definisce tutto quello che oltrepassa la nostra comprensione ordinaria come
Mysterium tremendum et fascinans. Quindi l'inconoscibile, il misterioso che genera timore, che genera riverenza, ma che genera anche attrazione, un'attrazione grandissima. Cioè la consapevolezza che siamo circondati da tantissime cose che non sappiamo esattamente quali sono e cosa sono, e da qualche parte dentro di noi c'è una risonanza profonda, c'è un anelito dentro di noi che ci spinge oltre i confini dell'isola del Tonal, oltre le colonne d'Ercole, diceva Dante, facendo andare Ulisse in esplorazione del mondo. Potenzialmente noi potremmo connetterci con questo infinito, ma la nostra attenzione, il nostro stato di coscienza ordinaria solitamente è concentrato proprio sul materiale, sul quotidiano, su tutto quello che prendiamo per scontato. Questa è una tazza, questa è una bottiglietta, e i nomi definiscono quello che noi crediamo di conoscere, li prendiamo per realtà. Il fatto di dare dei nomi alle cose, il fatto che il tonal vada descrivendo, definendo, è importantissimo perché è quello che ci permette di comunicare tra noi, come ci ha appena spiegato Bruno, è quello che ci permette di avere una realtà condivisa. Ma di fatto questa realtà condivisa è una piccola parte di una realtà molto più ampia. Perché noi non accediamo facilmente a questa realtà più ampia? Perché il nostro cervello, ci dice Huxley, lo stesso autore proprio del Mondo Nuovo, che il cervello è una valvola riducente, cioè di tutta l'ampia gamma di frequenze con cui la realtà si esprime, noi ne possiamo vedere soltanto una parte molto limitata. Diciamo che, per esempio, noi non vediamo, la luce ultravioletta, noi non vediamo la luce infrarossa, abbiamo bisogno di strumenti tipo dei binocoli, delle lenti speciali per riuscire a vedere, come si suol dire, all'infrarosso. Non udiamo quelli che sono gli ultrasuoni, quelli che invece, per esempio, gatti, cani, delfini sentono perfettamente. Quindi il nostro cervello è una valvola riducente perché seleziona, i nostri organi di senso sono in grado di selezionare solo una ristretta parte di ciò che ci circonda. Non vediamo le stelle lontane, non vediamo le cose piccole, non vediamo i microbi, non vediamo i singoli Covid che ci fanno ciao ciao dall'aria. Però il fatto di riuscire a ridurre e di fare da valvola riducente è sempre quello che ci garantisce di poterci mettere in comunicazione. Se io dico prendi la tazza, ci metti dell'acqua calda, voi sapete che cosa dovete fare, altrimenti non lo sapreste. Nel linguaggio comune o nel linguaggio della psicologia si parla proprio, stiamo vedendo proprio diversi termini che vanno a definire l'indefinibile, perché non è poi, stiamo parlando di cose molto vaghe, ma di cui sono sicura che abbiamo tutti molto più coscienza di quanto normalmente si pensi. Si parla di realtà ordinaria e di realtà non ordinaria. La realtà non ordinaria la viviamo nei sogni, la viviamo nella trance, la viviamo negli stati alterati di coscienza, la viviamo nelle peak experience, vedremo più in dettaglio più avanti questo concetto, esperienze delle vette della psicologia transpersonale. Momenti in cui ci connettiamo con una percezione che c'è un qualche cosa di più ampio. Una volta, questa relazione con qualche cosa di più ampio era mantenuta da una figura proprio, da una figura istituzionale, che era proprio la figura dello sciamano. Lo sciamano era proprio il tramite tra la terra e il cielo, tra la dimensione ordinaria e la dimensione straordinaria. Loro erano persone che avevano di natura una particolare sensibilità e capacità, e che si mettevano al servizio della comunità andando a prendere informazioni
da riportare poi ai singoli. Ma questa funzione non è solo gli sciamani, quelli che ci immaginiamo dei nativi americani con le pelli, con i tamburi, è una funzione, è un atteggiamento sciamanico, che è quello che dobbiamo recuperare nella nostra quotidianità, e qua poco a poco si inizia a intravedere quello che è un po' il messaggio che vogliamo portarvi. Questo atteggiamento di fatto è stato condiviso e portato avanti, è condiviso e portato avanti anche da altre figure nella storia, nella quotidianità, da poeti, da profeti, da artisti, da insegnanti, anche da scienziati quando sono abbastanza creativi e capaci di non rinchiudersi nei limiti del se non ci vedo, non ci credo. In sintesi, il messaggio più forte che vogliamo passare in questo momento proprio a nome dell'ecopsicologia, che l'ecopsicologia in nessun momento indica una via piuttosto che un'altra, un maestro piuttosto che un altro, una pratica per oltrepassare, per connettersi con gli stati non ordinari di coscienza piuttosto che un'altra. L'ecopsicologia semplicemente dice: siamo consapevoli di vivere una realtà molto più vasta, molto più complessa di quella che normalmente siamo capaci di recepire. E occorre anche l'umiltà e la curiosità di sapere di non sapere. Antonio, benvenuto, leggo una tua condivisione. Bruno mi ha fatto venire in mente una cosa che penso sempre, cioè che ci sono certi animali che vedono l'infrarosso, meglio percepiscono il calore di un corpo vivente, che invece noi possiamo vedere. Chi ha ragione tra noi e quell'animale? Qual è la vera realtà? Tutte e due, per fortuna che hai già dato la risposta. Soltanto sono due modi diversi di interpretare la stessa realtà, o meglio la sua illusione. Un essere più evoluto potrebbe interpretare quel corpo in un altro modo, gli apparirebbe come un altro fenomeno. Allora, fatta questa premessa, perfettamente ripresa da Antonio, grazie, grazie, viviamo in un mare magnum di inconoscibile che riusciamo a cogliere solo grazie ai nostri cinque sensi. Ma i nostri cinque sensi sono comunque limitati e quindi possiamo recepire solo una piccola parte di quello che c'è e solo filtrata attraverso i particolari cinque sensi che ci contraddistinguono. Ma arriva adesso il momento in cui passiamo a voi la palla e se il messaggio è chiaro dell'esistenza di due diversi livelli di realtà, che può essere anche un continuum, uno molto più vicino, uno più lontano, e di figure storiche, artistiche, spirituali, religiose, che hanno potuto essere per voi sciamani, cioè tramite tra terra e cielo, e vi chiediamo semplicemente nella chat di scrivere quali sono stati per voi questi tramiti con questa realtà più ampia, quali sono stati, quali sono, il tutto in un'ottica che contraddistingue il nostro modo di lavorare nella scuola, quindi di non giudizio, di non interpretazione. L'approccio con cui facciamo questa condivisione è quello con cui i nativi americani si incontrano attorno al fuoco per dirsi: io ti dico qual è la mia idea del grande spirito e tu dimmi qual è la tua, proprio come scambio di doni. La discussione teologica non esiste nella cultura dei nativi, dove è così evidente che ognuno ha una percezione filtrata da tutto quello che è il suo sistema, che dire il mio Dio è più giusto del tuo è qualcosa proprio che farebbe solo sorridere. Allora inizio a leggere qualche condivisione: la natura, il sogno, la luna, i poeti, una sciamana, il fuoco, uno scrittore, una mia cara amica, l'arte, i testi della tradizione indovedica, il mare, la musica, benissimo, gli animali. Ottimo.
Ottimo, grazie, grazie perché il disegno istintivo e spontaneo, perché di fatto il messaggio che vogliamo passarvi è che le vie sono tantissime. In una metafora sufi si dice la montagna è una, ma le strade per raggiungere la cima sono tantissime. Uno sciamano, una sciamana che ho incontrato sulla mia strada proprio come ponte per il Nagual. I trascendentalisti americani Emerson e Thoreau, e aspetta, qual è il terzo? Emerson, Thoreau e Muir, John Muir, e poi anche Marcel Proust e la pratica della natura. Il teatro grotowskiano, la mia anima, la notte. Grazie, molto poetico, grazie, molto arricchente anche. Interessante come mi sono avvicinata a loro senza sapere come, perché e come mi si sia aperto un mondo. La danza, un'osteopata attraverso pratiche di meditazione. Tra le tante metafore anche c'è anche quando l'allievo è pronto, il maestro appare. Ancora una volta la natura. Grazie mille. Quindi arriveranno anche altre condivisioni. Andiamo avanti. Ed eccovi, vi avevo, aggiungo il dolore, Cristina, come ponte. Quando si sa imparare anche dal dolore, sicuramente si ha un maestro molto importante. Vi avevo promesso che a metà webinar, siamo proprio a metà webinar, vi avrei svelato il titolo. Questo concetto di nuovi sciamanesimi mi viene proprio da Thomas Berry, ecologo e teologo, fa parte proprio di una delle figure che coinvolgiamo molto nello studio dell'ecopsicologia e che incontreremo molto poi anche nel corso che andrà ad approfondire i temi che vi stiamo introducendo qua. Mircea Eliade, studioso delle religioni, grande conoscitore dello sciamanesimo, parleremo molto anche del suo contributo, inserisce il concetto del sacro come elemento intrinseco della struttura della coscienza, non un momento della storia della coscienza. Quindi non è che perché noi siamo una civiltà moderna il sacro è demodé, è una roba da antichi, è una roba da nativi. Il sacro c'è e noi viviamo quella che Viktor Frankl chiama repressione del sublime. La realtà in cui noi stiamo vivendo dimentica di prendere in considerazione questa dimensione del trascendente e noi siamo monchi. E nell'essere monchi ci perdiamo tantissime cose. Non a caso molti di voi hanno proprio nominato la natura, la bellezza, gli animali, tutta questa la capacità di risuonare alla bellezza, al fascino, alla sorellanza e fratellanza con gli animali, con la natura, è strettamente connessa alla capacità di riconoscere il senso del sacro, l'umiltà di fronte all'assoluto, all'immensità di cui noi facciamo parte. Quindi sono non a caso psicologia transpersonale ed ecopsicologia sono molto spesso abbinati nelle facoltà universitarie statunitensi. E l'invito è quello a sperimentare la numinosa relazione col cosmo. Numinosa, siamo sempre a Rudolf Otto, il teologo che vi ho citato inizialmente. Lui intende proprio per numinoso questo tremendum et fascinans, quindi questa sensazione con diverse sfaccettature che oscillano proprio tra lo spaventevole e l'attraente. Bellezza naturale, biodanza, certo, grazie mille. Quindi l'importanza del volgere lo sguardo verso il mistero senza nome da cui siamo sorti e verso cui andiamo. Ci aspetta. Arriviamo a questo punto al ruolo dello sciamano, cioè in qualche maniera ogni tribù, ogni gruppo culturale aveva in qualche modo uno sciamano. Lo sciamano, come ha detto giustamente Marcella, era il collegamento tra la terra e il cielo, è colui che sa aprirsi al Nagual, trarne degli auspici, delle intuizioni, dei messaggi, delle conoscenze, delle
visioni arcane e robe, e però riportarlo alla tribù. Quindi, per quello che ci riguarda, per come lo intendiamo nell'ecopsicologia, il ruolo dello sciamano è un ruolo di servizio, è un ruolo, come dice Marcella, di frutto, frutto pianto. Nella mappa da ego-eco, chi arriva a livello frutto, quindi dà tutto ciò quello che ha tratto dal suo percorso di crescita agli altri. Esattamente, è un ruolo d'amore, in qualche maniera è un mettersi al servizio. Io che ho la possibilità, io che lo so fare perché ho intrapreso un viaggio, ho intrapreso un cammino, sono arrivato a un certo punto e non sono più bravo o più bello degli altri, ma semplicemente sono arrivato a un punto diverso perché magari sono partito prima e per una chance qualunque che ho avuto, metto al servizio degli altri questa mia capacità. E quindi in qualche maniera potremmo anche distinguere tra una figura che può essere lo sciamano e lo stregone. Che differenza c'è tra uno sciamano e uno stregone? In fondo lo sciamano e lo stregone fanno quasi la stessa cosa, cioè si aprono al Nagual, ne traggono conoscenze, intuizioni, esperienze, ma la differenza è lo stregone le usa per il proprio diciamo potere personale, per dominare, per arricchirsi, per comandare. Lo sciamano le mette al servizio. In qualche maniera è quello che in ecopsicologia è il rapporto io esso e io tu, cioè se per me il resto della realtà è qualcosa che non ha un valore, è lì al mio servizio, posso pestarla, distruggerla, farci quello che voglio, allora io vivo un ruolo, io esso, e il mio ruolo è a quel punto il mio utilizzo di questa mia capacità di aprirmi al naguale e poi riportare indietro è quella dello stregone. Mentre invece se io vivo la realtà come un io tu, cioè io sono in dialogo con te e ti vedo, esisti e ti amo per quello che sei, allora a quel punto diventa servizio, diventa aiuto. E questo è per quello che ci riguarda il ruolo dello sciamano. E quello che sta cambiando è che non è che necessariamente lo sciamano debba essere qualcuno di esterno. Vi abbiamo parlato di atteggiamento sciamanico. Potenzialmente abbiamo tutti la capacità di fare questo tuffo in profondità in noi stessi, nelle altezze dei cieli. Affonda le radici in ciò che sei e cambia il mondo con ciò che fai. Questo è il motto della scuola. Abbiamo tutti la capacità di connetterci con altri stati di coscienza, con altri livelli di coscienza e di riportarne spunti, ispirazioni, intuizioni che possano essere utili a noi o agli altri. Come chi ci segue da tempo, sapete che la centratura è la pratica fondamentale con cui noi lavoriamo alla scuola di ecopsicologia. È proprio la capacità di sviluppare uno stato di presenza, di mindfulness, è assolutamente sinonimo col concetto di mindfulness, di presenza al qui e ora, dentro e fuori. Ed è stato proprio durante questi mesi di forzato contenimento a casa che abbiamo anche scoperto che è possibile fare anche delle buone centrature attraverso il webinar online. E quindi la proposta adesso è proprio questa, una breve centratura di sarà 6-7 minuti, all'interno della quale vi daremo delle indicazioni per farvi voi stessi canale, ponte per un messaggio. Non voglio dirvi altro per non condizionarvi. Prima ancora di prendere una posizione comoda, mettetevi a portata di mano un pezzo di carta e una penna, perché
Quando arrivano le intuizioni, come sa benissimo chi è abituato a scrivere i sogni, bisogna scriverli subito, se no si dissolvono come nebbia al sole. Quindi mettetevi sotto mano un foglietto di carta, una penna o il telefono su cui potete digitare qualcosa se vi è più comodo prenderlo lì, in modo da essere pronti a catturare questa intuizione il momento in cui arriverà. Allora, l'invito è a prendere una posizione comoda, possibilmente Non so. prendete una posizione comoda, possibilmente con la schiena eretta. L'invito è a fare a occhi chiusi, ma se vi trovate più comodi occhi aperti, va anche bene occhi aperti. E iniziamo questo nostro viaggio dentro di noi. Faccio un profondo respiro e porto l'attenzione al respiro, senza modificarlo, semplicemente accompagno con gli occhi della mente l'aria che entra e che esce. Dedico proprio per qualche istante tutta la mia attenzione al flusso d'aria in entrata e al riflusso in uscita. Consapevole che questa azione si svolge dal primo all'ultimo momento della mia vita. Merita quindi almeno qualche istante di attenzione. Mi espando poi successivamente a tutti i messaggi del corpo. Cosa mi sta dicendo il mio corpo in questo momento? Allo stato d'animo, di che umore sono in questo momento, quale o quali emozioni sono più presenti, le osservo, immaginare. Mi affaccio alla mente, verifico se è tranquilla, silenziosa, se ci sono pensieri che vanno e vengono e se ci sono li lascio andare, come foglie che cadono nel ruscello e la corrente li porta via con sé, li troverò tra poco. E porto l'attenzione adesso al mio centro, ovunque io lo senta, questo punto solido, saldo e sicuro, da cui ho osservato il respiro, il corpo, le emozioni, i pensieri. E assaporo per qualche istante la presenza a me stessa, a me stesso, sentendo proprio forte questo centro di autocoscienza, questo perno tra l'interno e l'esterno, questo punto a cavallo tra tutto ciò che faccio fuori e tutto ciò che sento dentro. Porto la mia attenzione lì, ovunque io lo sento, e ne sento la forza, ne sento la potenza. È un punto in cui io sono molto presente a me stessa, in cui mi posso ripetere, io sono io. E da questo punto immagino che si allarghi attorno a me un orizzonte sempre più vasto e che il mio sguardo riesca ad attingere in lontananza, e mi pongo in uno stato di grande apertura e ricezione a un messaggio che arriva dalle altezze o dalle profondità.
il messaggio che arriva dall'universo non sarà necessariamente un messaggio per me. Può essere una frase, può essere un suono, può essere un colore, può essere un'immagine, può essere un qualche cosa che io non so capire cosa vuol dire, ma io in questo momento mi faccio tramite per un messaggio che potrà forse essere significativo per qualcun altro. Ed è con questo stato di apertura, con questa intenzione di mettermi al servizio del gruppo che è qua in questo momento, per cogliere un messaggio che forse non è per me, ma per qualcun altro di coloro che stanno ascoltando insieme a me, mi pongo in ascolto. In una qualsiasi forma accolgo un messaggio. Anche il messaggio non arriva, mi godo comunque questo momento di centratura e ricezione. Mi pongo comunque in ascolto. Non è detto che arrivi una prima volta, ma è un allenamento per essere presente a me stessa, me stessa, e allo stesso tempo aperta, aperto a qualcosa che può venire dall'esterno. E sapendo che potrò tornare a questo stato di coscienza ogni qualvolta ne avrò piacere o bisogno, mi preparo a riportare con me questo messaggio e se voglio posso anche prendere nota e mi preparo piano piano a riaprire gli occhi quando sarò pronto, quando sarò pronto. Bentornati, bentornate. Un profondo respiro per riconnettervi bene sul qui e ora. E l'invito è chi ha ricevuto un messaggio e vuole metterlo al centro, in modo che qualcuno possa magari coglierlo e dire questo messaggio mi dice qualcosa, questo messaggio va bene per me. E come se ognuno di voi o qualcuno di voi abbia ricevuto un dono e l'invito a metterlo al centro, come se fossimo seduti in un grande cerchio, siamo in 47, 48 perché c'è anche Bruno qui accanto a me. L'invito è proprio metterlo al centro in modo che ognuno possa poi dire io mi prendo quello, quello è significativo per me in questo momento. Non dovrete dare dettagli, non dovete spiegare perché. Quindi l'invito è a mettere al centro il dono e se c'è qualche dono che voi volete per voi dire questo me lo prendo. Prendo la ciotola, nel senso che vuoi parlare, Elena? Pienezza di cuore, vai avanti, non fermarti. L'universo è palpitante, purezza, vita, sciarpa gialla leggera che sventola. Tutto è nato dal mare, un arcobaleno, balena blu, piedi nella terra, messaggio di pace. Vai oltre il rumore, il silenzio non è assenza. Un grazie. Sì, ho scritto bene, grazie. Camminare a testa alta, ciao Valentina. Apri e lascia andare, ciao Giovanna, adesso vi vedo.
Ciao Monica, fiducia. Sì, la liberazione nella connessione con la comunità. Un cerchio con un punto al centro che si trasforma in un pallino viola. Un albatros. Riempire la sfera, acqua e una sfera di ghiaccio. Mani in offerta, luce arancione chiara, un condor che torna a volare, un'aquila che dice urla e vola, un silenzio assordante, un'alba arancione fucsia, ho sentito il vento sul viso, sensazione di leggerezza, una distesa di argilla. Lasciare andare. Spesso durante la centratura immagino il mio centro posizionato sulle mie spalle come una coperta. Oggi era come un grande abbraccio che davo a me stessa. Tanto amore. Avete visto quanti sciamani sono online questa sera? Questo è il messaggio che vogliamo portarvi, proprio il fatto che la sfida evolutiva attuale è quella di risvegliare ognuno di noi questo atteggiamento sciamanico, che c'è, che non vuol dire che bisogna esserlo sempre. Uno degli abitanti del pianeta io, chi fa la formazione in ecopsicologia, sa che c'è anche un lavoro in cui si va proprio a contattare, a stanare nel vero senso della parola il proprio sciamano. Non abbiamo più bisogno di delegare ad altri l'essere tramite con questa dimensione altra, con la dimensione del sacro, dello spirituale, del non ordinario. Possiamo allenarci con cura, con attenzione, perché comunque lasciare quando si è vissuti guardando la caverna e pensando che le ombre siano la realtà non è facilissimo, bisogna prendere precauzioni nell'andare all'esterno. Quando si è vissuta tutta una vita su un'isola occorre prendere precauzioni per andare a navigare sul mare aperto. Questi sono tutti i temi che approfondiremo, adesso vi racconteremo un pochino cosa succederà per chi di voi vorrà continuare il discorso nel corso in tre webinar. Ascolta la voce interiore. È arrivato ancora un altro messaggio. Dopo, segnatevi i messaggi che più vi piacciono e portateveli a casa. Allora, tra le frasi ci stiamo avviando già un pochino verso la conclusione di questa serata, e c'è sempre una frase saggia. E questa l'ho scelta apposta perché nella visione sciamanica, sia in quella tradizionale ma soprattutto in quella dei nuovi sciamanesimi, il senso dell'umorismo è molto importante. E quindi ecco una grande frase di Socrate, to do is to be, una grande frase di Sartre, to be is to do, e una grande frase di Frank Sinatra, to be do be do. Qualcosa da aggiungere? No. Eccoci, allora. Questo era un inizio, è stata una grande sfida per noi quando abbiamo deciso di fare questo seminario Nuovi Sciamanesimi, perché è un tema che ci affascina, siamo due grandi ammiratori entrambi di Castaneda, di Michael Arndt, come si chiama? Questo, Laurent Guilly, uno sciamano svizzero, si definisce proprio sciamano svizzero, che ha ricevuto dalla foresta il messaggio, un messaggio da dare agli umani. Ho lavorato molto con Mario Lorenzetti, ho seguito i suoi corsi, ho fatto da tutor ai suoi corsi, abbiamo lavorato insieme, ho imparato molto con lui su quella che è un pochino la visione un po' più tradizionale dello sciamano, anche con
Belén Martín Serrano in Spagna. Siamo andati 2 volte in Spagna alla scuola spagnola a seguire degli incontri con loro. E in più da curiosona, da giornalista, ve l'ho detto che lo sciamano svizzero è Laurent Pouguelhit. È difficile vedere, Grazie. forse lo vedete, Mer è il libro che ha scritto. E Stephen Harner, grande Harner, Michael Harner, scusate, che ha saputo canalizzare l'immenso patrimonio delle tradizioni sciamaniche, spesso ingestibile per noi occidentali, l'ha saputo trasformare in strumenti, in pratiche che per noi sono accessibili, cercando di mantenere viva l'essenza. Quindi quello che vedremo nel primo incontro, che sarà solo il 24 giugno, è proprio Mircea Eliade come grande conoscitore dello sciamanesimo, con un'introduzione alla visione antropologica proprio della figura dello sciamano. Harner come proprio ponte tra lo sciamano tradizionale e una dei modi di vivere lo sciamanesimo in Occidente. E Thomas Berry che lancia proprio una lancia oltre gli orizzonti quando dice abbiamo bisogno di nuovi sciamanesimi, quindi onorando, riconoscendo tutto questa spinta che da dentro viene a tutti coloro che sentono questa sintonia con la natura, col messaggio con gli animali, con la presenza delle piante, con la sensibilità, a tutto quello che sta accadendo anche sul piano ambientale e allenarci a dare dignità, a dare spazio a tutte le intuizioni, a dare spazio per usare proprio una terminologia dell'ecopsicologia all'inconscio ecologico che parla attraverso di noi. La natura parla attraverso i più sensibili di noi, dice Sarah Cohn. Quindi questo sarà il primo incontro. Nel secondo, parleremo di cavalcare la complessità, perché abbiamo detto che la natura, la realtà, quella senza nomi, il Nagual, è qualcosa che va abbracciato, che non può essere definito. Nel momento in cui cerchiamo di definire questo è qualcosa, questo è quell'altro, lo perdiamo. C'è un episodio molto molto simpatico che succede proprio a Castaneda. Castaneda sta campeggiando con Don Juan nella foresta una notte e a un certo punto vede una bestia terribile con gli occhi di brace, con lo sguardo rovente e si mette una paura folle. Poi subentra, rientra nella prima attenzione. No, non è una bestia. Sono le braccia del campeggio, quelli che pensavano agli occhi sono semplicemente due scintille ancora vive del fuoco, non c'è nessuna bestia. E Don Juan, che si incavola con una bestia, gli dà una bastonata in testa e dice: Sciocco, hai perso un'occasione incredibile. Perché è molto facile, nasciamo senza nomi, quando veniamo alla luce noi non sappiamo parlare, i nomi ci danno liste e liste di nomi. Perché? Perché ci servono per entrare nella tribù umana, perché ci servono per metterci in comunicazione, ma parallelamente a questo noi tendiamo a perdere la capacità di vedere il complesso. E quindi una parte essenziale è la rieducazione a cavalcare la complessità. E parleremo di frattali, di natura della realtà frattale, parleremo di coscienza che muove l'energia e parleremo di mistico che nuota dove il pazzo annega. Nel terzo incontro è proprio dove l'ecopsicologia raccoglie da tutto questo per, insieme alla psicologia transpersonale, che cosa ne facciamo? Come andiamo a risvegliare la consapevolezza
che c'è in noi questa capacità e questa potenzialità e come scegliamo di metterlo in pratica anche ognuno nel suo modo. Quindi come sviluppare una personalità sciamanica, come sviluppare l'abitante sciamano che c'è dentro ognuno di noi. Quindi questo sarà quello che vedremo nel corso, per chi di voi vorrà farlo. Abbiamo deciso di tenere la stessa quota, lo stesso investimento che abbiamo usato anche per gli altri, visto che ha funzionato. Quindi fino a prima dell'iscrizione è solo una quota di 50 euro più IVA. L'iscrizione viene fatta attraverso Jolly, se però andate sul sito www.ecopsicologia.it trovate anche il link perché chiaramente qui non è attivo. Come contraltare di questo andare nelle dimensioni così sottili, così impercettibili, così nel Nagual? C'è domani invece un altro webinar, qui sono affezionatissima da tanto che con Silvia Mongili, la coordinatrice di EcoPsiche Sardegna, si stava parlando di trovare finalmente il modo di mettere insieme ecopsicologia per una cultura. Domani alle 4 di pomeriggio, perché alle 4 di pomeriggio? Perché Alessandro Caddeo, permacultore, uno dei grossi nomi nella permacultura italiana, nonché green coach, è agricoltore, quindi lui il webinar deve farli nelle ore più calde perché dopo deve andare a accudire gli animali e fare tutti i lavori nel suo campo. Quindi domani dalle 4 alle 5 ci sarà un'ora di webinar straordinario con lo stesso link, non avete bisogno di registrarvi una seconda volta, copiatevi questo link che avete usato per connettervi oggi e c'è la possibilità di partecipare a questo webinar a cui farà seguito anche qui un corso di tre incontri, questo sarà veramente gli altri 3 giovedì successivi, sempre alle 4 del pomeriggio, in cui ci sarà la possibilità di approfondire con molta pratica. Il programma è bellissimo, sarete veramente sorpresi di vedere che cosa hanno messo in campo per noi Silvia e Alessandro. Benissimo, allora anche qua ci sarà appunto molte belle sorprese che ci attendono per questo webinar e infine per concludere, voilà, vi ricordo il sito della scuola con www.ecopsicologia.it in cui c'è la possibilità di trovare tutte le novità che ci sono, le trovate in home page, e tra l'altro appena uscita l'ultima newsletter, trovate anche tra gli articoli l'editoriale, il link per poter accedere alla newsletter se ancora non l'avete. Ci sarà il 13, sabato 13 giugno per chi volesse avere un assaggio di green coaching, c'è un seminario online di una giornata per annusare, sperimentare la pratica del green coaching anche online. Ci siamo fatti una cultura in questi mesi, questo è già il terzo seminario di green coaching online. Ci sarà il 27, se le cose continuano così, la nostra prima uscita nei boschi, non è un seminario in presenza, non è un seminario formativo, però sarà comunque un'escursione formativa, trovate clorofillati, lo trovate sul sito. Stiamo provando a mettere in campo una summer school dal 5 all'8 agosto. Se qualcuno fosse interessato, contattate subito perché devo dare domenica sera la conferma se sì o se no. Contattate la segreteria della scuola, info@ecopsicologia.it, vi risponde Luisa, Angelo Custodi, di tutti quelli che seguono la scuola, di quelli che si vogliono avvicinare. Grazie a tutti, buona serata. Il 13 è un seminario di green coaching, sì, per chi non fa green coaching vale come perla di vetro, quindi c'è la possibilità di partecipare comunque. Tantissime grazie, microfoni aperti, ci facciamo un ciao collettivo per chi vuole. Nel frattempo grazie, 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 buonissima serata e arrivederci a presto. Grazie, ciao. Ciao. Ciao a tutti, Ciao. ciao. Buona serata. Grazie. Ciao. 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 Ciao a tutti, grazie.
Grazie, ciao Francesca, ciao Cristina, ciao Elena, ciao a tutti. Bello, riconosco le voci. Ciao. Ciao. Ciao.